PCB che andremo a realizzare è pensato per un rivelatore di monossido di carbonio indoor. Il campo di applicazione del dispositivo è utile a determinare le specifiche di progetto riportate in figura. Il primo passo consiste nella realizzazione dello schema elettronico del dispositivo tramite ORCAD. Selezioniamo New Project e assegniamo un nome appropriato al progetto. Dividiamo il progetto in sottosezioni così che sia più facile gestirlo. Vediamo ora come creare un nuovo componente. In questo caso faremo il sensore di monossido di carbonio. Assegniamo il nome ai pin e disegniamo il contorno del componente. A questo punto non ci resta che creare tutti i componenti necessari e fare i collegamenti. Viene riportato il circuito finale diviso in tre sezioni e con tutti i commenti utili per le fasi successive. Prima di eseguire il check e creare la netlist è necessario fare i pad e i footprint. Vediamo ora la creazione di un pad del sensore. Cambiamo l'unità di misura in millimetri e selezioniamo Rectangle. Dopo aver consultato il datasheet del sensore, inseriamo le dimensioni fisiche del pad. Impostiamo le dimensioni fisiche della solder mask solo dopo aver consultato il sito del costruttore. Le dimensioni della face mask sono ridotte in modo da avere un buon margine di errore per la stesura dello stencil. Salviamo il pad creato e adottiamo il procedimento visto per fare tutti i pad del PCB. Adesso, partendo dal pad, creiamo il footprint del sensore. Prima di tutto impostiamo i design parameters, tra cui i drawing extents, che devono essere tali da includere tutto il footprint. Definiamo inoltre la spaziatura della griglia. Dopodiché disegniamo il package outline sia nell'assembly che nel C-screen top layers. Inseriamo poi i pad stacks. Adesso segniamo il pin 1 inserendogli vicino un piccolo cerchio. E inseriamo inoltre l'etichetta RFS, che permettono di collegare lo schematico in Capture con la board in Allegro. Come ultima cosa facciamo un database check per essere sicuri che sia tutto in ordine. Una volta completati tutti i footprint, dobbiamo selezionarne uno per ognuno dei componenti dello schematico. Fatto questo,
siamo pronti a creare la netlist e a passare in Allegro PCB Editor. Ancora una volta, iniziamo impostando i design parameters. Dopodiché disegniamo il contorno della nostra borda. E ora siamo finalmente pronti a piazzare e collegare i nostri componenti. Ed è questo l'aspetto della board una volta terminato il lavoro.